deciso di separarsi artisticamente dalla sorella Chiara, Mario Montanari. Alla fine dell'estate io e Chiara ci siamo ritrovate per parlare del futuro di Paolo e Chiara e abbiamo deciso di prenderci una pausa. Così ho approfittato di questo momento di pausa per far uscire una canzone, Elon, appunto, alla quale tengo tantissimo e che ho scritto un po' di tempo fa e ho prodotto anche da sola. Ecco dunque le ragioni della fine del sodalizio artistico fra le sorelle Paola e Chiara Jezzi, che si rivelarono al grande pubblico vincendo il Sanremo Giovani del 97, senza contare altri successi come Vamos a Bailar, tormentone dell'estate 2000. Ora le strade si separano per volontà di Paola, che aggiunge: la musica black è da sempre una delle mie preferite, mi piace il modo di affrontare la musica della popolazione nera, mi piace l'inclinazione al ritmo, alla gioia, al ballo, al tormento che hanno, ma la voglia di rinascita e la fede in Dio. È tutto, il TG2 torna alle 20:30. Grazie. Ciao. Buonasera Paola. Buonasera. Questa sera Alone, senza tua sorella Chiara. Sono talmente abituata ormai da tanti anni che ci conosciamo a dire Paola e Chiara, che fa strano dire Paola. Paola di Paola e Chiara. Esatto. Allora Paola, cosa vuol dire essere icone gay? Ma non so esattamente cosa voglia dire, non è un ruolo. So che noi abbiamo avuto delle simpatie sia nel passato che attualmente dal pubblico gay, abbiamo tantissimi amici gay, collaboratori gay. È vero che è strano, no? Però cioè, è quasi ovvio dire gay sono persone normali, no, quindi ci sono quelli antipatici, quelli simpatici, quelli più aperti, quelli meno aperti, quelli più creativi, quelli meno creativi, quelli non creativi, quindi è quasi... Infatti proprio questa sera andremo a indagare questa normalità, perché la cosa curiosa che è venuta e che abbiamo scoperto preparando questa puntata è che alle volte sono davvero molto più tradizionalisti rispetto alle coppie sposate eterosessuali, perché di questo ci occuperemo questa sera. Ma tu, rispetto al matrimonio, che idea hai? Tu Paola, ti sposerai, ti sposeresti? Allora, io non è una cosa alla quale ho mai tenuto particolarmente il matrimonio. Ci penso anche un po' con un po' di ansia a volte. Non è un obiettivo nella mia vita, non lo è mai stato. Non so se lo sarà mai. Credo che si possa amare una persona senza per forza doverla sposare, però è importante che ci sia l'opportunità di poterlo fare. Ecco, perché qua arriviamo invece, cosa pensi del matrimonio, della possibilità di coppie omosessuali di contrarre matrimonio? Io penso che ci debba essere l'opportunità di poterlo fare, poi uno è libero di scegliere se farlo o non farlo, però credo che sia una cosa molto retrograda, soprattutto per una società come la nostra, per un paese come il nostro, che è un paese straordinario per certi aspetti, no? Di grande cultura, di grande levatura intellettuale, con grandi cervelli. Io un po' me ne vergogno, devo dirti la verità. Cioè, mi vergogno di essere in un paese dove non ci sia la possibilità per una coppia gay di potersi sposare, anche perché il matrimonio non è una cosa che appartiene alla natura umana. Il matrimonio è un'istituzione della società. Ecco Paola, ma ti è mai capitato di pensare: ah, ci picchia, peccato che non mi piacciono le donne? Nel senso, a volte dopo una litigata grande col tuo compagno, o magari quando hai un'intesa, un feeling particolare con una tua amica, dire peccato che non ho questa attrazione sessuale? Mi piacciono troppo gli uomini. No. C'è qualcosa che invidia le coppie? Nel nostro mondo, lo diciamo, insomma, ci sono moltissime persone che lavorano, omosessuali, lesbiche, proprio fa parte del nostro mondo, è anche una bellezza e una caratteristica. C'è qualcosa, quindi, tu stando a così stretto contatto con loro, che invidi? Proprio, ad esempio, una di quelle caratteristiche potrebbe essere la complicità, perché a volte tra lo stesso sesso ci si capisce meglio? Io, guarda, mi è capitato di avere amici, coppie proprio di frequentarle, di uscire insieme, e credo che proprio le dinamiche che si innescano, no, tra le coppie gay e le coppie eterosessuali sono pressoché identiche, sono veramente, veramente uguali, no? Per quello dico, lo trovo veramente assurdo, no? Non riuscire ad accettare questa cosa che è così, non so, normale.
per me. Poi passo, ho portato una cosa. Certo! E mi piacerebbe tanto, perché ho visto l'altro giorno l'insediamento del nuovo presidente, che sono felicissima per questa cosa, sono entusiasta e mi sono scritta una parte del suo discorso perché volevo... Secondo te è attinente? Secondo me è attinente, prego, a questa prego, cosa. Mi fai un regalo. È arrivato il momento di mettere da parte le cose infantili, è arrivato il momento di riaffermare il nostro spirito durevole, scegliere una storia migliore, portare avanti quel dono prezioso, quella nobile idea che ci è stata trasmessa di generazione in generazione, la promessa che ci ha fatto Dio, che siamo tutti uguali, tutti siamo liberi e tutti meritiamo una possibilità di perseguire la piena misura della felicità. Beh. Queste secondo me sono... L'applauso mio e dello studio. Questo va a te, a Barack Obama, che ovviamente ha pronunciato questo bel discorso. Grazie per averci fatto questo regalo, io ti saluto, ti ringrazio, un grande in bocca al lupo per il tuo progetto da Crepi solista. Crepi il lupo. E ovviamente un saluto a Chiara. Grazie a Paola. Grazie a tutti. E andiamo allora a scoprire i protagonisti delle nostre storie. Alcuni sposati, altri no, ma tutti ovviamente con...